dovremmo chiederci cosa possiamo fare per essere al 100% fin dal primo pallone di una partita, posto che la più grande limitazione che abbiamo è che abbiamo soltanto metà campo e non possiamo giocare, ovviamente, prima della partita. So we have to think about what we can do about it, realizing that we just have half court. For the USA people, in Italy you just have half court for the entire pre-game preparation. So what you can do with that half court? Allora, secondo me è una cosa che tutti gli allenatori hanno in comune, sia che allenino una nazionale, sia che allenino un B2, sia che allenino under 14, è che il tempo a loro non basta. Non hanno abbastanza tempo per raggiungere quello che è il loro obiettivo, sia battere il Brasile o che sia giocare, insegnare a giocare a un ragazzino. So the first problem is that there's not enough time, and either you are playing a very tough match international wise, or you're playing an easy match, there's never enough time to do everything. And prepare. Io faccio un giochino, nel poco tempo che abbiamo noi dobbiamo sempre saper dire cosa facciamo e perché. Immaginiamo di avere un allievo del nostro corso allenatori in cui siamo istruttori che ci chiede ma perché fai quello, e secondo me la maggior parte degli allenatori sa dirlo per quello che fa in allenamento, ma non so quanti si pongono questo problema per quello che si fa nelle prepartita, che di solito è lasciato più che altro a abitudini, tradizioni, si è sempre fatto così, eccetera. The game that he likes to do is thinking about what we do and if we know what we are doing before the game starts, because when it's about practice we always know what we are doing and what we want as a result, but in the pre-game sometimes we don't really know what we want to do, and sometimes it's just tradition or we just do that because it's standard. La prima esigenza che abbiamo, a mio modo di vedere, è la specificità. Cioè cerchiamo di fare delle cose che ci servono veramente nel gioco. La seconda esigenza che abbiamo è di toccare il pallone il più volte possibile. Questo è ovvio, però è l'esigenza numero due. Cioè è una cosa che non si deve sacrificare mai al tentativo di essere il più specifici possibile. Cioè è meglio fare qualche tocco di palla in meno, però facendo cose che poi di lì a pochi minuti si verificano.